Ormai è un appuntamento fisso per i giovani studenti del liceo scientifico Enrico Fermi di Nuoro. È il MUN, il Model United Nations, la simulazione del funzionamento dell'Assemblea Generale dell'ONU. Un evento giunto alla 15ª edizione che per 3 giorni sarà al centro delle attenzioni degli studenti delle ultime classi dello scientifico. Stamattina nel Teatro Eliseo si è svolta la cerimonia di apertura dei lavori, un programma ormai collaudato con gli studenti che interpretano i ruoli dei funzionari dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal Presidente agli alti dignitari, ma anche i delegati delle singole nazioni. Un progetto didattico nato nelle università americane tra le due guerre, che ormai viene considerato uno strumento essenziale per far conoscere agli studenti il funzionamento delle organizzazioni internazionali e la geopolitica contemporanea. Ogni studente infatti interpreta il ruolo di un rappresentante di uno Stato presente nell'Assemblea Generale. Spesso ne indossa il costume tradizionale, nei tavoli di lavoro porta le istanze dello Stato di cui è rappresentante, un esercizio intellettuale che comporta anche la necessità di esprimersi in inglese. Anche quest'anno saranno due le risoluzioni oggetto di discussione. La prima riguarda i diritti degli omosessuali e dei transgender e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nell'ambito della società. La seconda è quella contro la pratica del land grabbing, l'accaparramento della terra, una forma di investimento da parte di compagnie private, specie in Africa, Asia e Sud America, che prevede l'espropriazione di terre coltivabili alle popolazioni locali per venire utilizzate per la produzione di biocarburanti o altri prodotti. Una politica che sta destabilizzando interi stati. Ora le due risoluzioni saranno esaminate nelle commissioni ristrette in cui siedono gli stati che potranno allearsi in vista dell'adozione da parte dell'Assemblea Generale.